nell'ultimo convegno del 30 maggio sulla trasmissione e la ricezione del testo nell'antichità e oggi. Infatti vorrei porre oggi soprattutto un problema di metodo e credo che per poter arrivare a delle risposte bisogna porre le giuste domande, quindi ogni argomento sarà incentrato su questo, avrà questo metodo di base, cioè quali sono le giuste domande. Per esempio la prima è: Diodoro si limita a sintetizzare le sue fonti? Is Diodoro segnato in Romagen? Qual è lo status questionis? Nel molto tempo Diodoro Siculo è stato considerato dalla critica un vero complicatore. Questo giudizio negativo è stato determinato in origine dalle impostazioni di studi di Glenn Fortune, che nasce, come vedete, nella colonna di sinistra, verso la fine del 1800, con i contributi della scuola tedesca, Schneider, Schwarz, in particolare la voce di Schwarz, Diodoros, della Pauli di Sova, che poi vennero appunto ripresi da Jacobi come metodo anche della sua stesura della voce dedicata alle catene di Abdera esattamente. Questo tipo di impostazione si basa sul voler ritrovare per ogni passaggio del primo libro di Diodoro, sulle dedicate all'Egitto, quali sono le fonti o la fonte che Diodoro avrebbe utilizzato e quindi riassunto sostanzialmente nel suo lavoro. Anche l'articolo molto importante di Madre e Tales of Abdera and the Pharaonic Kingship del 1970, pur portando delle novità interessanti all'approccio tedesco allo studio dell'autore, tuttavia dà per scontato il fatto che le varie parti del primo libro di Diodoro possano essere attribuite di volta in volta a diverse fonti, ma prevalentemente ai Cadeo di Abdera. Un altro esempio di approccio critico simile a quello della Glenn Fortune è quello di Stigliano, che è molto più recente e che, analizzando il quindicesimo libro di Diodoro, comunque ha un atteggiamento molto critico nei confronti dello storico, ritenendolo privo di originalità, di capacità di elaborazione autonoma e delle fonti. D'altra parte, invece, vedete la rete di Diodoro già con la Barton, con il commento al primo libro del 1972, c'è proprio una parte dell'introduzione dedicata alle fonti, dove l'approccio è diverso, c'è una maggiore apertura, almeno la possibilità di utilizzo da parte di Diodoro di differenti fonti e anche la difficoltà di ravvisare di volta in volta quali siano queste fonti, senza escluderne eventualmente altre di cui non siamo a conoscenza. E un esempio di questo nuovo, di questa rivalutazione di Diodoro è per esempio l'introduzione alla biblioteca storica di Dino Ambario, nella quale pure Ambario rivaluta la capacità di elaborazione autonoma di Diodoro e quindi lo considera almeno in alcune parti originali nella disposizione degli argomenti e nella elaborazione delle fonti. Ma sicuramente più rivoluzionario dal punto di vista dell'approccio a Diodoro è stato Mintz, il quale in un articolo del 2011 di Sources of Diodorus Siculus, in classica quarterly, ha veramente dimostrato, a mio avviso in modo convincente, come in molti casi il confronto che è stato fatto tra i vari capitoli del primo libro e i pochi frammenti pervenuti dell'opera di Cadeo di Abdera sull'Egitto sia un confronto piuttosto superficiale, che in molti casi non è probante, cioè rimane di difficile dimostrazione. Ed è proprio da queste considerazioni che vorrei partire oggi per illustrarvi il metodo di lavoro criticato da Comus, che poi riprende queste critiche nel suo recente libro dedicato a Diodoro Siculo, e propone un nuovo approccio allo storico siceliota basato piuttosto sulla comprensione, sull'analisi del periodo storico che egli visse e del modo in cui il periodo storico è un approccio allo studio dell'Egitto, dell'opera dell'Egitto. A questo proposito la domanda rimane sempre se il primo libro di Diodoro sia un epitome dell'opera di Cadeo di Abdera, gran parte perduta sull'Egitto.
Teodoro all'intero libro. Capitolo 7-9 è stato riconosciuto a seguito di un lungo e convincente articolo di Sperry, Tedesco, Federiche, Lieberwelt, eccetera, è stato poi ripreso da Kohn. Sono state individuate più fonti di tipo filosofico e di età tardo-ellenistica, quindi anche successive rispetto all'età teodoreta. Quindi per questa sezione si è già riconosciuto che non è sicuramente ascrivibile solo o insomma, esclusivamente alla teodoreta. Poi vedete la parte dei capitoli 11, 27, che normalmente è considerata la parte relativa ai dei intelligenzi, e viene con un termine utilizzato già dalle copie. Degli egizi, dato che Erodoto se ne occupa in modo abbastanza cursorio e occasionale, si è pensato piuttosto che dipendesse dalla teoria vera, ma anche qui bisognerà problematizzare perché gli elementi in questo senso potevano essere un modo. E con una sorta di aggiunta di Diodoro, le cui fonti non sono state identificate con chiarezza, che sono i capitoli 28 e 29, relativi alla colonizzazione di varie aree da parte degli egiziani e quindi alla loro diffusione nel Mediterraneo. I capitoli invece 30-41, da tempo, dopo una interessante dissertazione di Leopoldi, sono stati invece attribuiti per lo più come fonte principale ad Agatocle di Crito, vissuto dopo il Catero di Abdera tra il III e il II secolo, e in alcuni punti con la mediazione di un'altra fonte successiva a Crito. Questo è quanto è stato finora proposto, io vi sto facendo un quadro generale. Proseguendo, la parte che a noi interessa oggi e della quale parleremo di più è la storia dell'Egitto, la parte storica. È abbastanza condiviso da parte dei critici che questa parte dipenda da Erodoto, quantomeno segua dal punto di vista cronologico per grandi linee quanto già Erodoto aveva scritto nel suo Logos Egizio. Anche se proprio all'interno di questi capitoli 43 e 68 abbiamo l'unica citazione esplicita di Catero di Abdera e quindi sicuramente nella descrizione della città di Tebe, nei capitoli da 43 a 50, dopo aver citato esplicitamente Catero, che lo vedremo tra poco, viene riportata una descrizione del monumento funebre di Osimandia, probabilmente corrispondente al Carassere II, che se vedete è frutto di una visione antropica e quindi molto probabilmente da attribuire proprio alla Catero. Questo diciamo, è un po' il cuore della questione della dipendenza di Diodoro dagli Ateni. Seguono i cosiddetti nomma, cioè una lunga parte relativa alle abitudini, ai costumi degli egizi, anche di questo si era abbondantemente occupato Erodoto, attraverso riferimenti non solo alla legge, all'educazione, alla medicina, ma anche per le pratiche di balsamazione. E infine la parte conclusiva, 86-88, vengono citati alcuni viaggiatori greci in Egitto, tra questi padre di Eudosso, e sulla base solo di questa cronologia di questo autore si pensa che anche qui la fonte possa essere la teoria. Ma chi era appunto la teoria? Ho selezionato delle testimonianze riportate dai luoghi, tre che mi sembrano particolarmente interessanti per noi. La prima è la voce della Suda, che è, come spesso accade, piuttosto atipica e incompleta, perché lo definisce Philosophos. Quindi ad Benites, anche su questo c'erano dei dubbi dove non scendo nei dettagli perché non avremo il tempo oggi di affrontare tutte le questioni, però solo per presentarvelo come quello che ne sappiamo attraverso le fonti, filosofo ma anche critico e drammatico, criticos e dramaticos, gli viene attribuita un'opera sulla poesia di Omero e di Esiodo, Ferites, Poiesios, Omerica e Esiodo, della quale peraltro non sappiamo nulla, manca invece il riferimento alle opere di lui più note, cioè l'opera di Guardo agli Egizi, quella sugli Iperborei e forse quella sui Giudei, che non è diciamo, univoca l'attribuzione ai Catero di storia. Sulla sua cronologia, la Suda parla genericamente dell'epoca dei dialoghi, quindi lo colloca Editon Dialogon. Un po' più dettagliata è proprio quel punto, quel passaggio del primo libro di Diodoro Sicuro, 46-8, e sul quale torneremo tra poco, in cui egli fa riferimento al Catero di Abdera, considerandolo uno dei greci che si recarono a Tebe in Egitto sotto il regno di Tolomeo di Lago. Quindi la cronologia qui è un po' più precisa,
e possiamo presumere che il Catego abbia seguito Tolomeo nella fase di fondazione del Tempio ellenistico e che quindi si sia recato ad Alessandria d'Egitto e già prima del 305, probabilmente una, in base alla contemporaneità di Teofrasto, alcune convergenze con l'opera dell'Illinois di Teofrasto, si pensa a una composizione dell'opera sugli Egizi intorno al 315 a.C. La terza testimonianza che vi ho riportato riguarda, è del Contrarionem di Giuseppe Flavio. Qui Giuseppe Flavio scende nei dettagli, lo definisce filosofo, siccome già anche la voce, come abbiamo visto anche la voce più scura, allo stesso tempo però lo definisce Veritas Praxis Icanoicos, molto addetto in questioni pratiche, e ne fissa l'acme, Synagmasas, nel periodo di Alessandro e fu del seguito di Tolomeo di Lago, quindi ancora una volta abbiamo un riferimento specifico a questo periodo. E quindi la cronologia è abbastanza chiara anche se non precisa. Non mi soffermo qui sulle altre opere che gli vengono attribuite. Noi in Jacobi troviamo sostanzialmente tre numeri, non abbiamo dettagli sulle opere di tipo grammaticale, non abbiamo nessun frammento se non qualcosa di assolutamente dubbio. Invece abbiamo un certo numero di frammenti che possiamo dire sono frammenti 1-6 nella numerazione di Jacobi, a cui si aggiunge l'appendice, una lunghissima appendice che è il frammento 25, nella quale Jacobi riporta quasi dell'intero il primo libro di Teodoro, sostanzialmente dal capitolo 10 fino alla fine, togliendo solo quella parte che prima abbiamo visto sembrava attribuire con una certa, con un certo grado di probabilità alla radice di Cnido e della parte geografica di Verga di Palmiro. Quindi in sostanza, come si è finora, il lavoro che è stato fatto è stato di confronto tra questi sei frammenti che facevano parte probabilmente dell'opera di Matteo sugli Egizi, sono stati di volta in volta confrontati con dei passi del primo libro di Diodoro che presentavano argomenti affini. E questo livello è stato anche contestato perché molto spesso si basa, come vediamo ora, su somiglianze piuttosto superficiali. Li scorro solo rapidamente perché non sarà possibile approfondirli, però per darvi un'idea. I frammenti 1 e 3 di Jacobi sono riferiti, sono di carattere filosofico, cioè riporta Diogene Laerzio, e il primo riguarda la filosofia degli Egizi, riguarda gli dèi e la giustizia, e si afferma anche il principio di tutte le cose sulla materia, che a partire da questa si distinsero quattro elementi, fu creata una specie di esseri viventi, che il sole e la luna sono divinità, l'uno chiamato Osiride, l'altra Iside, e che si sono rappresentati simbolicamente per mezzo dello scarabeo, del serpente e dello scarabeo e di altri animali. E qui cita due fonti, Manetone, che è uno storico egizio, quindi di origine egizia, che scrisse proprio su questo popolo, sul suo popolo, probabilmente anche per correggere alcune inesattezze della Dea di Abdera, viste di poco. È il poco successivo a Ioneo, e cita quindi l'epitome della dottrina fisica, ed è Cateo nel primo libro sulla filosofia degli Egizi. Qui il titolo riportato potrebbe riferirsi molto probabilmente a una parte dell'opera sugli Egizi, piuttosto che essere un'opera distinta da questa. E il frammento 3, anche riportato da Diogene Laerzio, però in realtà, se osservate, è una parte precedente rispetto a quella che abbiamo appena considerato. E riguarda la filosofia dei magi, questi frammenti possono essere frammenti, poi sono in realtà citazioni, possono essere comprese solo all'interno del discorso più generale che svolge questa parte della sua opera di Diogene Laerzio e che riguarda la contestazione della maggiore antichità della filosofia dei barbari rispetto a quella dei greci. Ed è all'interno di questo discorso che si collocano i riferimenti sia agli Egizi che ai magi. Invece il frammento 2 è proprio quel passaggio di Teodoro Sicolo che andremo a vedere più nel dettaglio tra poco, che riguarda la fondazione di Terre d'Egitto e quindi fa parte, almeno in origine, di una sezione storica, quindi relativa alla visita a Tebe, alle caratteristiche anche agli est, insomma, presenti nella città. Ci torniamo con maggiore approfondimento. Dunque, tornando al quadro iniziale,
spaziale, quindi frammenti notevoli sono di carattere filosofico. La descrizione della città di Tebe era una descrizione invece che doveva far parte della sezione storica. A questo frammento 2 andranno aggiunti due frammenti, 19a e 19b, così appunto numerati dai copi, che venivano posti dopo perché considerati dubbi. Dubbi sulla base di un problema filologico, che è la citazione del nome della fonte, con la Cux come Caton, inventato da alcuni come Castor. Mi sembrerebbe questa l'opinione sostenuta da Jacobi, cioè si tratterebbe di Castor e di Rodi, che è un autore successivo, ellenistico nel primo secolo a.C., quindi successivo al Cateo. Secondo altri è possibile qui inventare Ecatalios, e in quel caso lì si potrebbe fare riferimento al Cateo. E vedremo poi perché questa sembrerebbe l'ipotesi più credibile, più probabile.